si è svolta a Pandino la seconda edizione di Panda a Pandino, raduno internazionale dedicato alla mitica City Car italiana, con partecipanti provenienti da tutta Europa, dalla Germania al Belgio, dalla Spagna all'Italia, dalla Gran Bretagna all'Austria. Presenti all'evento ben 365 vetture, un record che ne ha fatto il più grande raduno al mondo di Panda. Ed è stata questa anche l'occasione perfetta per presentare l'ultima versione della iconica City Car, la Waze. Sono infatti più di 100 milioni gli utenti Waze connessi nel mondo che quotidianamente collaborano condividendo in tempo reale le informazioni sul traffico per viaggiare nel modo più smart e senza sorprese. Un nuovo modello, dunque, che nasce dall'incontro di una delle auto più amate a livello globale e uno dei sistemi di navigazione più social al mondo. L'obiettivo è chiaro e semplice: rendere accessibili le soluzioni che semplificano e migliorano la vita a bordo, in pieno stile Panda, insomma. La nuova serie speciale Waze propone l'integrazione della famosa app di navigazione all'interno del Panda Uconnect, permettendo così di utilizzarle contemporaneamente, passando da una all'altra, con un semplice tocco sul display dello smartphone. Questa tecnologia, sviluppata da Mopar, consente al conducente di focalizzarsi sulla guida, oltre che beneficiare di innumerevoli servizi. Panda Waze diventa così una vettura ideale per migliorare la routine quotidiana, avendo la possibilità di condividere anche la propria esperienza di viaggio.